Il nuovo libro di Serge Latouche ha un titolo, direi che è proprio figlio dei nostri tempi, Limite. Un titolo semplice, ma che dice chiaramente qual è la sfida che l'umanità ha davanti per il suo prossimo futuro. La sfida di riuscire a rimanere entro i limiti imposti da questo piccolo pianeta che abitiamo ormai sfruttando in ogni sua parte, con una popolazione che ha raggiunto 7 miliardi di individui, sempre più vorace, sempre più affamata, e di cui sappiamo tutti già oggi ci sono enormi disequilibri tra una parte che possiamo dire ha superato ogni limite anche in termini di moralità, in termini di individualità, ed è la popolazione del miliardo di obesi, e dall'altro lato invece il miliardo di persone che non arriva a mettere insieme un pasto nella giornata. Ecco, tra questi due estremi rimane però il limite complessivo dell'impronta ecologica. La Terra, indipendentemente dalle disparità all'interno della specie umana, ha un certo set di risorse oltre il quale non può fornire ulteriori materiali alla nostra corsa ai consumi e non può metabolizzare i prodotti di rifiuto, siano essi rifiuti propriamente detti, quelli che riusciamo a immaginarci ogni giorno con il sacchetto che esce dalla spazzatura delle nostre case, sia quei rifiuti più subdoli, come per esempio le emissioni che cambiano il clima o quegli inquinanti che poi si ritorcono contro la nostra stessa salute. Eppure viviamo in un'epoca nella quale la pubblicità ogni giorno ci fa pensare a un mondo nei quali i limiti non esistono. Siamo invitati, spinti in ogni momento della nostra giornata a oltrepassare i limiti, quasi come se oltrepassare il limite fosse qualcosa di eroico o di desiderabile. Latouche ci spiega benissimo, analizzando tutto il concetto di limite, non soltanto da un punto di vista ecologico, ma anche da un punto di vista filosofico ed economico, come ciò sia una trappola mortale in un pianeta finito, ma anche non soltanto in un pianeta finito, ma un'umanità che ha possibilità finite. È vero che forse abbiamo possibilità di conoscenza quasi infinite, Latouche mette in dubbio anche questo, ma io su questo voglio lasciare aperto uno spiraglio. Per quanto riguarda le grandi conquiste dell'intelletto, forse i limiti sono molto più vasti, ma per tutto il resto anche noi stessi abbiamo dei limiti proprio come persone, abbiamo dei limiti nelle informazioni che possiamo maneggiare ogni giorno, nel nostro stesso tempo di una giornata abbiamo degli obblighi fisiologici che non ci permettono di andare oltre così come invece questo tipo di spinta ai consumi ci proporrebbe. È una pubblicità che ogni giorno ci dice: vai oltre, non rispettare i limiti, puoi fare di più, puoi andare più in là. E la Terra invece ogni giorno ti dice: no, attento uomo, i limiti sono stabiliti dalle leggi della fisica, durano da miliardi di anni. Non sarai tu con questa tua economia del consumismo, ideata in fondo da poco più di 2 secoli, che potrai cambiare le carte in tavola del sistema terrestre. E allora la conclusione di Latouche alla fine è che o l'umanità fa questo grande sforzo, prima di tutto culturale e poi direi pratico, ingegneristico, oserei dire, di rientrare entro i limiti dell'unico pianeta che abbiamo, cioè far scendere l'impronta ecologica, far scendere i consumi, far scendere i prelievi di materie prime, riciclare qualsiasi cosa che sia riciclabile, ottenere in sostanza una società più stazionaria, ma che non divori se stessa e la biosfera nella quale è seduta, e non seghi in sostanza il ramo sul quale è seduta, e solo in questo modo potremo garantire un lungo futuro, forse non illimitato, ma ancora molto lungo, alla nostra avventura umana.